In questo video andremo alla scoperta di Parga e Sivota in Grecia. Sivota o Sivota è un piccolissimo borgo dell'Epiro, con poco più di 1000 abitanti, a 20 minuti da Igoumenitsa. Il borgo è davvero ben tenuto, pieno di ristorantini tipici, ma noi siamo in cerca, prima di tutto, della spiaggia. Spiaggia di Sivota, Sivota, non so come si dice. Eccola qui. Decidiamo così di prendere un taxi del mare per poter visitare meglio queste bellissime zone. Grotte lungo la costa e mare cristallino rapiscono completamente il nostro cuore. Lo zio si balla un po', eh? Va benissimo, vai. E adesso andiamo a farci il bagno qui alla piscina Lagoon. Vedete la limpidezza delle acque. Si dice che il mare stanchi e allora bisogna trovare dove mangiare. E la Grecia in tavola, come sempre. Qui si mangia il coppola che si è innamorato della moussaka. Buona, buona. Ti piace la moussaka? Piace. Invece Vincenzo, a te cosa ti è piaciuto di più come alimento? A me, tutto. Ma tipo la pita? La salsa tzatziki. Salsa tzatziki? Tzatziki. Buona. Buonissimo. Invece lo zio Vito? Tutto, bene. Allora, informazione, più o meno un pranzo, una cena viene come mangiamo noi, perché poi se si mantiene un po' di meno, più o meno sulla trentina d'euro, una trentina d'euro a persona. Allora, il coppola alla moussaka, Vincenzo alla moussaka, lo zio Vito che è più particolare ha preso un agnello. Che agnello è, zio Vito? Buono, un agnello buono. La Grecia in tavola, yogurt con miele per me e il mio socio Martino. Ci godiamo il tramonto qui a Sivota e aspettiamo la nightlife. E questa è la cucina greca degli zingari. Vince, diciamo a te un po' octopus, sì. Il polipo grigliato. Questa qua è. Gyros. Questa bella Caesar salad non è greca. L'indomani con un cielo plumbeo ci spostiamo verso Parga. E non può mai mancare un po' di pioggia in un viaggio in giro per Parga con questo zingaraccio di zio Vito. Ma io a te dove ti ho conosciuto? Ma soprattutto, ma perché? Ma hai visto i resti del castello veneziano? Eh no, perché sennò che ti porto a fax? Iscriviamo. Iscriviti al canale. Sai che cosa? Che è un po' privatizzato tutto qua, Martino, eh? Sì. Sembra tipo che non c'è niente di tutto. Tutto è a pagamento. È vero, non anche adeguato ai prezzi. Ci lasciamo contagiare dalle danze greche, da questo popolo così gentile e ospitale, che tanto ci somiglia.